sono un professore. Sono reduce dagli esami di licenza media che ho appena affrontato. Nella scuola media dove io lavoro da parecchi anni, la scuola media Giosuè. Carducci, Giosuè Carducci, anche se il presidente del consiglio dei genitori ha proposto di intitolarla Franco Baresi, in onore dei suoi trascorsi con la maglia rossonera. Bene. L'esame è stato uguale per tutti i ragazzi lo stesso esame, per tutti lo stesso colloquio interdisciplinare, e cioè il seguente. Le vere ragioni della Prima Guerra Mondiale, le vere ragioni della Seconda Guerra Mondiale, il calcestruzzo come materiale da costruzione, il cubismo e l'arte di Picasso, energia nucleare, aspetti negativi, aspetti positivi, la sinestesia come figura retorica nella poetica di Giosuè Carducci, il romanticismo in musica. Beethoven era veramente sordo? E i classici cenni di pronto soccorso pratico. Cosa faresti se ti trovassi di fronte a una persona riversa a terra mentre rantola in preda a una grave forma di gastrite? Il giudizio sul primo candidato è stato positivo, e cioè il candidato ha affrontato con sufficiente serenità l'esame, solo se guidato. Ha saputo abbastanza orientarsi nelle aree interdisciplinari, anche se non ha risposto esattamente a nulla. L'ho promosso. L'ho promosso perché se il ragazzo mi fa il ricorso, vengono un po' tutti quelli dell'assemblea plenaria, il consiglio d'istituto, il consiglio ministeriale, il consiglio di classe, il consiglio provinciale e il TAR, mi guardano nei registri e nei verbali, mi fa ripetere l'esame. No, non mi conviene, no. Anche per il secondo candidato abbiamo affrontato lo stesso colloquio interdisciplinare che voi oramai conoscete già e che io. E cioè le vere ragioni della Prima Guerra Mondiale, le vere ragioni della Seconda Guerra Mondiale, la gastrite come figura retorica nella poetica di Giosuè Carducci, il calcestruzzo e l'arte di Picasso, il romanticismo in musica. Beethoven era veramente sordo o faceva finta per vantarsi con gli amici? E i classici cenni di pronto soccorso pratico. Cosa faresti se ti trovassi di fronte a una persona riversa a terra mentre rantola in preda a una grave forma di sinestesia? Il giudizio sul secondo candidato è stato positivo, cioè il candidato ha affrontato con sufficiente serenità l'esame, solo se guidato ha saputo abbastanza orientarsi nelle aree interdisciplinari, anche se non ha risposto esattamente a un cazzo. L'ho promosso. L'ho promosso perché se il bastardino mi fa il ricorso, vengono un po' tutti quelli dell'assemblea e mi fanno ripetere l'esame. No, non mi conviene, no, no. Suo malgrado entro al terzo candidato. E anche per il terzo candidato abbiamo affrontato lo stesso colloquio interdisciplinare che voi oramai, oh, e che io, ah. E cioè le vere ragioni della prima e della seconda, se ti applichi dalla terza guerra mondiale, la gastrite di Giosuè Carducci, il romanticismo in musica, Beethoven era veramente sordo, e se sì, era proprio caso che componessi questa cazzolina di nona, e i classici cenni di pronto soccorso pratico. Cosa faresti se ti trovassi? Il giudizio sul terzo candidato è stato positivo, cioè il candidato ha affrontato con sufficiente serenità l'esame, solo se guidato ha saputo abbastanza orientarsi nelle aree interdisciplinari, anche se non ha risposto esattamente a un cazzo. L'ho promosso perché se il gran figlione di puttana mi fa il ricorso, vengono un po' tutti quelli dell'assemblea, sanno che sono in vacanza, vengono, mi prendono dalle vacanze, mi legano, mi prendono da dietro, non mi conviene, no. Suo malgradissimo entra il quarto candidato. E anche col quarto candidato abbiamo affrontato lo stesso colloquio interdisciplinare del cazzo che ha rotto i coglioni a voi, ma non potete capire come ha rotto i coglioni a me. E cioè. Le vere ragioni della gastrite di Picasso e di Giosuè Carducci,
Il romanticismo in musica. Beethoven era veramente sordo, ma che cazzo me ne frega! Do re mi ge je il quarto candidato però ha creato una situazione paradossale. Rispondendo esattamente a tutte le domande, creato una situazione unica nel suo genere, e cioè, mettetevi nei miei panni, di un professore normale. Quando mai un allievo ha risposto esattamente a una domanda che io ho formulato? Mai. Non conosco più l'argomento. Però libero per la prima volta nella mia vita, almeno in quella professionale, libero di poter dare un giudizio io e solo io. Perché neanche quelli dell'assemblea plenaria, consiglio istituto, consiglio ministeriale, consiglio di classe, consiglio provinciale TAR riconoscono più l'argomento. Quindi libero per la prima volta nella mia vita di poter dare un giudizio io e solo io. L'ho bocciato. Sono vivo!